della lotta. Non avrei mai pensato che Beppe Conti fosse d'accordo con questa rivoluzione che c'è stata nel ciclismo. Io personalmente sono nato con la Coppa del Mondo e a me piaceva dire terza, quarta, quinta prova di Coppa del Mondo. C'era una classifica sia dell'Unione Ciclistica Internazionale che della Coppa del Mondo. Qui la gente capisce molto poco. Ne riparliamo a settembre. Perfetto. A settembre, quando ci sarà la Vuelta, il Mondiale, Parigi Tour, Zurigo, Giro di Polonia, classifica che cambia. Attenzione, tutto. Caduta generale, Thomas, in discesa. Thomas Dekker, mi sembra, corridore della Rabobank. D'altronde l'asfalto si è bagnato notevolmente in questi ultimi minuti, strada stretta, andatura molto sostenuta, un leggero sbandamento e almeno 15 corridori sono finiti a terra. Tutto ciò avvantaggia notevolmente Jens Voigt, che è a 21 km dal traguardo, ha davanti a sé solamente la Côte d'Ahen e il muro di Huy. Vedete? Basta toccare, ecco, hanno toccato i freni, cadono da soli. Sì, perché si sono accorti che davanti in quella curva è caduto uno, hanno messo le mani sui freni e sono scivolati, proprio non c'era assoluta aderenza e c'è stata questa caduta da parte di una decina di corridori. È molto più pericoloso l'asfalto quando inizia a piovere piuttosto che quando c'è una pioggia battente. È sporco, è scivoloso, c'è olio e quindi c'è questa reazione istintiva da parte del corridore, perché quando vedi uno davanti cadere immediatamente metti le mani sui freni, ma se lo fai in modo troppo brusco, non essendoci aderenza, scivoli via anche in tratti rettilinei come è successo adesso. Comunque vada a finire l'azione di Jens Voigt, è da apprezzare, è veramente da applausi. Corridore non più giovanissimo, Jens Voigt, classe 1971, professionista da oltre 10 anni, un diesel. Mi è piaciuto molto il paragone che ha fatto Davide Cassani, Voigt Virenc, due atleti che quando innestano una marcia riescono a mantenerla per decine se non per centinaia di chilometri. Non mollano mai, hanno un'energia. Attenzione anche Mauro Facci, è il corridore della Fassa, in piedi, mentre mi sembra c'è Siviglia. Potrebbe essere Siviglia della T-Mobile. Addirittura il Niño. Sì, è lui. Sì. Siviglia a terra. Vedete proprio. È rischioso, pericolosissimo questo tratto, ha cominciato a piovere e i corridori non stanno in piedi. Meno di 20 km al traguardo, 70 secondi ancora da gestire per Voigt. Vedete, bisogna proprio stare attentissimi, non frenare bruscamente, cercare di impostare una traiettoria e non cambiarla, perché basta una leggera modifica per non avere più aderenza. Adesso siamo in fondo a questa discesa, curva sulla destra, statale, strada molto ampia, attenzione da parte di Voigt. Ecco, in questo tratto Voigt potrebbe perdere molto, perché le squadre possono organizzarsi e qui Voigt perderà diversi secondi. Ed è il tratto di cui ci aveva parlato prima Beppe Conti, da Giv ad Ahen, dove ci sarà poi una salita di 2,5 km prima di arrivare a Marchen e quindi a Huy. Non sono stati colti di sprovvista gli spettatori qui sul muro, decine di ombrelli sono già aperti, d'altronde bisogna prepararsi a tutto e loro lo sanno. Sì, qui può piovere da un momento all'altro. Io e te come sempre senza ombrello, sì. Meno male che la macchina non è lontana. 18 km. 5 km di pianura, adesso staremo a vedere il vantaggio in fondo alla discesa del tedesco. Come diceva prima Beppe Conti, quest'anno ha cominciato subito alla grande, imponendosi in una tappa all'Étoile de Bessèges in febbraio, vincendo due tappe, la classifica finale del Giro del Mediterraneo sempre a febbraio, poi vittoria al prologo della Parigi-Nizza, dove si è classificato quarto in classifica finale, poi secondo
alla terza tappa a cronometro del Criterium International e la vittoria l'ultima l'8 aprile nella Coppa della Vuelta di Spagna. Negli ultimi 3 chilometri non ha perso assolutamente niente. Questo è un rilevamento preciso, satellitare. C'è un segnalatore sulla prima moto ripresa e l'altro sulla moto che inquadra questi atleti, quindi c'è un sistema di rilevamento automatico. Un primo 17, in 3 chilometri non ha perso nulla. Jens Voigt, c'è Murn. Non ha perso nulla perché era discesa, perché ci sono state diverse cadute, quindi il gruppo si è leggermente rialzato, ma adesso in questo tratto in pianura il gruppo dovrebbe ritornare a guadagnare secondi. Vedete Uros Murn, sta per uscire dal teleschermo, eccolo qua, della Fonac. Poi c'è Sylvester Schmid, il polacco, compagno di squadra di Damiano Cunego. Per adesso sono i gregari a cercare di scandire il ritmo, devono recuperare, devono mettersi loro al vento per salvaguardare i capitani che verosimilmente entreranno in azione solamente ai piedi del muro di Wi. Una cosa è certa, comunque andrà a finire, Voigt ha fatto un grande numero perché è, non dico impossibile, ma quasi resistere ad un inseguimento del genere. Sono già 30 chilometri in cui i corridori del gruppo stanno cercando in tutte le maniere di andare a riprendere Voigt e non hanno guadagnato niente o quasi, quindi veramente eccezionale per il momento la prova di Voigt. Ronnie Scholz, corridore tedesco, alla sua ruota Ljungqvist, atleta svedese, compagno di squadra di Di Luca. Poi abbiamo visto anche Zandio, compagno di squadra di Valverde e di Aitor Osa. Nella storia della Freccia Vallone solamente un tedesco è riuscito a vincere, Golz, che Davide Cassani ha conosciuto molto bene. È stato mio compagno di squadra alla Riostea, sì, riuscì ad imporsi su questo traguardo. Golz, che ha vinto diverse tappe al Tour, ha vinto tante gare, un protagonista anche ai mondiali in America, dove in Colorado, dove vinse Moreno Argentin. Golz è stato anche direttore sportivo della Gerolsteiner, ma da un paio d'anni è consulente della televisione tedesca. Il berlinese d'adozione Jens Voigt, per lui già 135 chilometri di fuga, una quarantina dei quali da solo, prima in compagnia di Gualvé, di Bramati, di Finot, di Van de Vouwer, di Kaizen, poi è rimasto con Peters subito dopo la Côte de Paille, anzi prima della Côte de Paille, e sulla Côte de Coutis. Stangl, 15 km all'arrivo, vedete il cartello sulla destra. Goran Stangl, altro corridore sloveno, compagno di squadra di Damiano Cunego. Tra poco più di 2 chilometri ci sarà la Côte d'Arenne, penultima asperità. Cosa succederà secondo Beppe Conti? In passato quelli che volevano vincere la Freccia Vallone su quella cotta provavano già a dare una botta di quelle vere, e sarebbe bello vedere in primo piano i favoriti, i nostri, ma anche gli stranieri che vogliono vincere questa Freccia Vallone, magari cercare di fare un gruppetto per poi portarsi in vista di Voigt ai piedi del muro di Wi. È l'ideale trampolino di lancio, è stato il trampolino di lancio per tantissimi corridori questa penultima Côte, proprio perché è vicinissimo ormai al traguardo. Comunque, se andiamo a rileggere i libri di storia, in particolare della Freccia Vallone, la percentuale di arrivi solitari in questa classica è dominante. Pochissime volte sono arrivati gruppetti di atleti, ben 42 arrivi solitari su 68.
È verissimo, sì, perché in tanti cercano così poter giversare un po' in attesa del finale e chi attacca ne approfitta. Io ricordo prima, hai ricordato i grandi successi italiani, ma anche Maurizio Condrias, ti ricordo che realizzò una delle più belle imprese della sua carriera, anche se poi ha vinto una Sanremo, ha vinto un mondiale, ma qui fece una vera e propria cronometro e sotto la pioggia, ricordo, fu una grossa impresa solitaria mentre dietro gli avversari si stavano a guardare. 31 chilometri da solo per Fondriest, vinse con quasi un minuto di vantaggio su Rouet e Chiappucci terzo. Era il 1993. La sua grande stagione, sì, quando vince anche la Coppa del Mondo. E come vedete il vantaggio sta diminuendo, è normale perché dietro stanno tirando a tutta in questo tratto pianeggiante. Quasi un minuto il vantaggio di Voigt. Sì, in questa salitella potrebbero partire uomini come Kirschen, come Sinkevich, lo stesso Bettini potrebbe tentare un attacco in questa salita che non è durissima, ma dopo 190 chilometri potrebbe essere, lo è già stato in passato, selettiva. Ecco, un chilometro neanche e comincia la salita di Benen. Ponte sulla Mosa, uno dei tanti, siamo ancora abbastanza lontani da Huy, bisognerà affrontare la Côte d'Ahen, poi discesa, attraversamento del centro storico di Huy e poi il muro, il celeberrimo muro di Huy, spartitraffico opportunamente segnalato. Curva destra, pericolosa perché c'è il bagnato, ecco adesso quale sarà il problema, che dovrebbe scattare qualcuno perché i vari Mugerli, Smith, Stangl si staccheranno dal momento che hanno tirato tanti chilometri e quindi dopo il lavoro delle squadre diventa un po' più complicato e quindi dovranno entrare in azione le prime e le seconde linee. Uomini ad esempio come chi? Davide. Come Kirschen, come Sinkevic, potrebbe partire Lekemans, potrebbe partire Moncoutier, lo stesso Axel Merckx. Sono tutti uomini che non avrebbero nessuna possibilità o poche possibilità sul muro finale, invece qui potrebbero tentare un attacco in quanto il terreno è a loro congeniale. E ha perso molto in 5 chilometri. Quasi 30 secondi, Jens Voigt. C'è da dire però che quando Voigt era già sulla Côte d'Ahen il gruppo era in un tratto pianeggiante, quindi verosimilmente nel successivo chilometro, nei successivi due chilometri il tedesco perderà un po' meno per poi mantenere quel poco che gli resta nel tratto in discesa. Adesso è Stangl che è riuscito a fare le curve meglio degli altri, il compagno di squadra di Damiano Cunego sta controllando, non sta tirando per se stesso ma sta cercando di avvicinarsi ancora di più e come vedete adesso Voigt sembra veramente in difficoltà. Io ricordo, Davide, un trofeo Melinda che Stangl vinse rischiando come un pazzo nel tratto in discesa sotto la pioggia. Eh sì. Il corridore su Bartoli vinse proprio rischiando ad ogni curva. E qui adesso siamo già nella salita, nella penultima salita. Benen all'inizio è abbastanza impegnativa, pendenza intorno all'8%. 30 secondi, seguiamo dal momento che è preciso. Cascecchi mi sembra. È quello che è andato in fuga con Bettini alla Sanremo? Mi sembra di sì, quel giorno non lo conoscemmo ma adesso ci abbiamo preso un po' le misure, almeno mi sembra proprio lui. È del Kazakistan questo corridore che milita nella Crédit Agricole ed è lui, Andrei Kashyekskin. Lo ricorderanno i telespettatori più attenti, quest'anno al termine della Cipressa, quando gli atleti tornarono sull'Aurelia, ci fu il tentativo di Bettini e con Bettini proprio Kashyekskin. È arrivata adesso intanto la notizia della tappa del Giro del Trentino, non vi diamo il risultato perché questa sera alle 18 ci sarà la trasmissione con Alessandro Fabretti e Luigi Sgarbozza relativa alla seconda tappa del Giro del Trentino che si è conclusa poco fa. Vi possiamo dire che ha vinto un italiano, ecco. E Voigt non ce la fa più. Voigt
adesso ha un vantaggio di 20 secondi, sono troppo pochi perché al traguardo mancano ancora una decina di chilometri, ci sono ancora un paio di salite. Questa, a dire la verità, è quasi terminata perché Voigt è a 800 metri dalla vetta, ma adesso c'è battaglia, c'è bagarre dietro e come vedete Voigt ormai è esausto, comincia a voltarsi indietro, brutto segno. 190 chilometri dalla partenza, di questi 190, 140 in fuga, è comprensibile. La Côte d'Ahen, pensavamo riuscisse ad arrivare sino al muro di Huy, magari all'inizio, e invece diventa si è arreso difficile. Prima. Beppe Conti, avevi ragione. Non ho mai avuto dubbi, grande coraggio e bisogna rispettare la fatica e tutto quello che ha fatto, ma mai avuto un dubbio perché questo tratto qui non poteva reggere, se non era veramente Merckx, non era Voigt. Però per 20 km anche di più, ma è certo riuscito a tenere testa al plotone. Ma sicuramente, anche perché però il terreno era a lui favorevole, perché a tirare, diciamo, indietro non potevano guadagnare molto. Qui invece è una strada che da solo veramente va incontro a un suicidio. Dopo aver fatto, come hai detto e ripetuto giustamente bene tu, 140 km di fatica, di fuga con queste salite già prima. Kashiekskin, bella azione di questo atleta del Kazakistan, connazionale di Aleksandre Vinokurov. Altri corridori adesso cercano di, e mi sembra proprio Danilo, sì, è lui, Danilo Di Luca con Vinokurov a ruota. Vinokurov, ha parlato di Vinokurov, eccolo lì, e c'è un corridore, mi sembra una maglia, è un Liberty Seguro sembrerebbe, però è un po' presto per fare questa affermazione. Ecco, siamo su Kashiekskin che tra poco raggiungerà Voigt, poi c'è Damiano Cunego, c'è Danilo Di Luca, c'è Vinokurov, c'è Mirko Celestino, c'è Kessler, l'altro della T-Mobile. Molto bella l'immagine dei due azzurri, proprio Damiano Cunego e Danilo Di Luca, sembra quasi che Di Luca stesse marcando Cunego. Sì, sì. 10 secondi, non di più. Parte Vino. Vinokurov, la rasoiata tipica. Valerio Piva, suo direttore sportivo, ci ha... Ed è Kirschen a ruota di Vinokurov. Sembra stia pedalando con molta facilità il lussemburghese. Mi aspettavo un attacco di Kirschen, pensavo che scattasse un po' prima. Ed era proprio un Liberty, Angel Vizioso. Anche lui all'attacco, la Milano Poggio, corridore che è dotato di un ottimo spunto, buon finisseur, anche abbastanza veloce. Adesso c'è questo tratto pianeggiante di 3 km prima della discesa che porta poi al centro di Huy. 10 km all'arrivo, un tratto scoperto, per fortuna oggi vento non c'è. Gruppo, come era facilmente prevedibile, molto allungato. Nell'ordine Kashiekskin, Vizioso, poi un timido allungo di Vinokurov. Kirschen sta controllando il corridore del Kazakistan, si muove anche un Euskaltel Euskadi, potrebbe essere l'Andaluze, ma presto controlleremo. Intanto ha terminato la discesa della Côte d'Ahen Jens Voigt. Questo è un tratto pianeggiante, poi ci sarà un altro pezzo in discesa che porterà verso la città di Huy. Ancora 1,5 km prima del secondo tratto in discesa. Scaramucce alle spalle di Jens Voigt, che ha approfittato del tratto più facile per guadagnare ancora qualcosa, ma sono spunti ormai vicini all'esaurimento, quelli del tedesco. E come vedete adesso Voigt ha ripreso coraggio, anche se è molto difficile per lui, potrebbe essere una soluzione aspettare Kashiekskin, dal momento che è uscito da pochi chilometri. Atleta Euskaltel Euskadi, è
facilmente riconoscibile la maglia, un po' meno il corridore. Dovrebbe essere l'Andaluzze, ma potrei anche sbagliarmi. Anche a me sembrava l'Andaluzze, ma finché non arriva un'altra inquadratura è un po' come pescare il jolly. Foyt, 8 km e mezzo, prova a resistere, la grinta non gli manca, purtroppo gli stanno mancando un po' le forze. 143 km di fuga per il tedesco. Alessandra De Stefano sarà anche oggi pronta sulla linea del traguardo ad intervistare i protagonisti. Alessandra, comunicazione di servizio, possiamo rimanere in onda fino alle 4:10, anche 4:15. Aspettiamo conferma dai colleghi di Roma, quindi abbiamo tutto il tempo per sentire a caldo le dichiarazioni dei nostri corridori. Ancora Kirschen in seconda posizione. È stato ripreso Vizioso. 17 secondi il vantaggio su Kascecchi, mentre Kirschen, sì, il campione lussemburghese, è lì attento, sta aspettando il momento giusto per sferrare un attacco. Adesso comincia la discesa. È andato abbastanza bene ad inizio stagione Kim Kirschen, nipote d'arte, suo nonno correva con Gino Bartali, si è piazzato anche al Tour de France. Quinto. Ha vinto il Laigueglia, no? Kirschen quest'anno. Ha vinto il Laigueglia, ha vinto il Gran Premio di Chiasso il 26 febbraio ed ha vinto una tappa alla Coppia Bartali a Serra Mazzoni, in provincia di Modena. Stanno andando a riprendere Kashjekskin ed è proprio Kim Kirschen. Ecco, adesso secondo me Foyt potrebbe guadagnare qualche cosa, perché c'è discesa, perché lui va molto bene, perché c'è la strada bagnata e quindi nel gruppo ci sarà particolare attenzione, però poi ci sarà il Bourdieu e lì sarà un problema per lui. Chi ha voglia di rischiare oggi può farlo. Ci sono 3 o 4 mi viene in mente un nome, che è quello di Mirko Celestino, grande discesista. Eh sì, potrebbe partire qua. Hai detto bene, Celestino è uno tra i più bravi discesisti, gruppo composto da una 60 di corridori, forse anche qualcosa meno, e adesso 2 chilometri di discesa con un tornante che immette sulla statale, sulla strada principale che porta poi all'abitato di Uy. Sempre in terza posizione, anzi adesso è andato un po' più indietro il lussemburghese Kim Kirschen. Aspettiamo di vedere la sagoma anche di Mirko Celestino, sempre che abbia forze necessarie e la voglia di rischiare qualcosa. Mirko, l'abbiamo incontrato prima dell'Amstel Gold Race, ci ha detto: per me questo è un periodo della stagione molto importante, e all'Amstel è andato forte, oggi è lì in gruppo e domenica proverà a far bene alla Liegi. Mirko Celestino che ha chiesto al proprio team manager Stanga di prendere parte anche al Giro d'Italia. Guardate la difficoltà, paura per Foyt, ancora 500 metri e poi l'ultimo tratto pianeggiante prima del muro di Uy. Mancano 6 km all'arrivo. Nelle ultime edizioni, lo diciamo per esperienza, in questo tratto in discesa, anche quando c'era asciutto, qualcuno ha sempre cercato di andarsene. Eh sì, chi non ha possibilità in salita cerca di fare qualcosa in discesa e quindi è normale tutto ciò. Ecco, vedete, qui la strada è ancora in leggerissima discesa, massimo rapporto per Foyt e sta cercando in tutte le maniere di raggiungere qui, almeno di raggiungere l'ultimo chilometro, perché poi per lui sarà quasi impossibile. Ci scrive un appassionato telespettatore da Reggio Calabria, che salutiamo, il signor Paolo Barbaro, il quale ci dice: dovrebbe arrivare con 20 secondi Foyt sul muro di Uy, ma forse sono troppo pochi. Neanche 30 sarebbero sufficienti, il problema è che lo andranno a riprendere prima. Sembra che ci sia Pereiro della Fonac. Vedete che nella discesa si è sganciato un gruppettino. E sono questi che vediamo inquadrati, corridore della Bouygues
Telecom. C'è Chavanel, attenzione Sylvain Chavanel. È Pinot, quello lì della, della Bouygues è Pinot. Pinot, Chavanel, Cascecchi e potrebbe essere Pereiro il corridore della Fonac. Quindi quattro uomini all'inseguimento. O forse anche Didier Rus, sempre della Bouygues, ma non mi sembra che abbiano guadagnato più di tanto. Gruppo ridotto a 25 unità, si sono staccati tutti i gregari che avevano fatto in precedenza. 4 km al traguardo per Jens Voigt e Oscar Pereiro con Sylvain Chavanel, corridore molto considerato in Francia, anche se non è che anche se non ha vinto granché. Ed eccolo Voigt che viene raggiunto, per lui 150 km di fuga, scarsi ma assolutamente apprezzabili come gesto di coraggio, gesto atletico. Alessandra De Stefano, sentiamo molto disturbato il tuo audio. Adesso lo mettiamo in tasca. Grazie. Chavanel, Kashiekskin e Pinot. 3,5 km, tutti i favoriti rimangono assieme. E dietro stanno tirando i Lampre. Gran finale dunque con Cunego, Di Luca e Rebellin. Questi ci sembrano sulla carta i più forti in un arrivo come quello del muro di Wi. E infatti la Lampre è lì davanti. Cunego non ha ancora vinto una gara nel 2005. Tanti piazzamenti, c'è anche Mirko Celestino e i suoi compagni della Domina Vacanze stanno cercando di aiutarlo, anche Di Luca, lo vediamo lì come Davide Rebellina con la maglia azzurra sulla sinistra. E Pellizzotti anche oggi in veste di gregario per Danilo Di Luca, il delfino di Bibione. Franco Pellizzotti che ha vinto il Memorial Coppie Bartali, dunque un Pellizzotti al servizio del capitano oggi. L'anno scorso Pellizzotti, che non aveva particolari obblighi di gregariato, riuscì a piazzarsi undicesimo. Ancora Cunego in quarta posizione adesso. C'è anche Vinocuro, Kessler, corridori della T-Mobile, c'è anche Axel Merckx, c'è anche Leukemans. Non mi sembra possa portare a granché l'azione di Chavanel e Pereiro, hanno 7-8 secondi vantaggio, non di anche più meno il gruppo adesso. Lo si vede sullo sfondo, tra poco si entrerà nell'abitato di Wi. Si costeggerà il ponte sulla Mosa e poi tratto in leggera salita prima dell'asperità finale. Ripreso il gruppo Chavanel, dunque tutti assieme ai piedi del muro. 1500 metri, comincia adesso la salita, leggera nella prima parte, durissima nella seconda. Ancora la grinta di Kashiekskin. Aveva provato un assolo sulla Côte d'Ahen a 12 km al traguardo. Il primo a portarsi all'inseguimento di Jens Voigt. Di Luca in quinta posizione, ormai vicino all'ultimo chilometro. L'arco con il triangolo rosso viene oltrepassato in questo momento. Ancora 200 metri e poi la battaglia sul muro di Wi. Si è staccato Codolo in questo momento. E adesso curva destra e comincia il muro vero e proprio. Rebellin sta avanzando sulla destra, sulla sinistra da questa inquadratura. Davide Rebellin vuole approcciare subito questo muro. Qui le pendenze sono dell'8-9%, sta controllando il rapporto Danilo Di Luca. Maglia verde per Di Luca, azzurra per Rebellin, fucsia e blu per Damiano Cunego, divisa della Lampre. Ancora 750 metri. Bisogna prendere bene le misure perché tra un po' comincerà il duro, il tratto terribile. Davide Rebellin al centro,
Vedete, c'è Kessler, c'è anche Mirko Celestino, e c'è anche Freire. C'è Valverde, c'è Freire, c'è Kim Kirschen. Freire sulla destra, divisa di campione del mondo. C'è Sinkevic a ruota di Freire. Non c'è invece Paolo Bettini in questo gruppo. Oscar Freire non sta attraversando il periodo di forma che aveva alla Tirreno Adriatico, è calato un po', è rimasto un paio di settimane fermo, però è sempre lì. Di Luca sulla sinistra. Pronto, in lancio. C'è Vinokurov. Anche Valverde, Vinokurov, questo è il tratto durissimo, qui le pendenze arrivano al 19%, gentili telespettatori. Gli italiani ancora grandi protagonisti. Eccolo Di Luca qua. Sta controllando, sembra quello che al momento pedala con maggiore facilità. Sì, tra un po' dovrebbe partire Danilo Di Luca. Di Luca con Sinkiewicz, si mette a ruota del tedesco. C'è Freire, c'è Rebellin a ruota di Di Luca. Resiste ancora Vinokurov, Oscar Freire. Per il momento non perde contatto da Danilo Di Luca. Damiano Cunego ha rischiato di cadere, Damiano Cunego sulla destra. Vediamo se recupera il campioncino veronese. Non era nelle posizioni buone alla S, vedete Rebellin sta, c'è anche Kim Kirschen, attenzione Kim Kirschen prova ad andarsene ai 200 metri dal traguardo, è un testa a testa fra Di Luca e Kirschen, Di Luca, ancora Di Luca, Di Luca con a ruota il lussemburghese, Davide Rebellin in terza posizione, Kim Kirschen con Di Luca, Danilo Di Luca vicino al bis, ancora Danilo! La grinta, lo sforzo massimo del corridore di Sfoltore, non molla Kirschen, ma guardate Di Luca ancora, innesta il rapporto più duro, Kirschen si pianta proprio negli ultimi metri ed è Danilo Di Luca a concedere il bis, secondo Kim Kirschen, terzo Davide Rebellin, Freire in quinta posizione e poi troviamo David Echevarria in quarta. Danilo Di Luca ancora oggi davanti a tutti, taglia il traguardo Cunego adesso. Anche Emanuele Mori. Vai pure Alessandra, vai pure. Sorridendo, sorridendo, e non sei affaticato, è incredibile, no. Non sei affaticato. E anche tanto, oggi è stata una gara durissima e ti devo dire che l'abbiamo dominata dall'inizio alla fine, perché è andata via la fuga e se non c'eravamo noi poi ti andava l'arrivo. Grande squadra, veramente grande squadra. Grazie, ci vediamo dopo con Danilo Di Luca, lo portano via per la premiazione. Vi ricordiamo che questa è una gara organizzata dalla società del Tour de France. Abbiamo Mirko Celestino. Mirko Celestino, è stata una corsa difficile e dura quella di oggi, come sempre. Sì, non proprio difficile, dai. Sai che qua sullo strappo finale, fino agli ultimi 200 metri arrivo i primi, poi mi sono piantato. Vabbè, va bene così, dai, sono contento perché al di là di questo, di questa, di questi due ultimi 200 metri la gamba è buona, dai. L'abbiamo visto anche all'AMS. Sì, all'AMS sono riuscito a fare qualcosa di meglio, comunque adesso mi rimane domenica, speriamo di far bene. In bocca al lupo a Mirko Celestino, vediamo qui Damiano Cunego. Damiano, hai rischiato di cadere nel finale? Sì, vabbè, comunque corsa un po' un attimino strana, siamo arrivati troppi nel finale, comunque pensavo di andare un po' meglio, ma va bene così, adesso pensiamo alle prossime corse. Pensiamo alle prossime corse, soprattutto alla Liegi, Bastogliegi, che è la tua corsa, ti piace? Proveremo lì e niente, speriamo in bene, dai. L'avevi detto che Danilo Di Luca è l'uomo da battere in questi giorni e lo ha dimostrato. L'ho dimostrato ancora una volta oggi, quindi credo veramente, veramente che sia molto forte, sta veramente dimostrando di essere il numero uno, quanto continua a vincere in continuazione. Ma vado, vado. Grazie a Danilo Di Luca, Damiano Cunego, scusate, ci stanno portando la premiazione, eccoci qui. Eccolo il ragazzo di Sfoltore, non più ragazzo, ha 29 anni, è nel pieno della maturità
atletica, Danilo Di Luca sta ritrovando convinzione nei propri mezzi, un Di Luca che con la vittoria di oggi passa al comando della classifica Pro Tour scavalcando Tom Bonen. Quindi domenica prossima Di Luca correrà la Liegi Baston Liegi con la maglia bianca, il simbolo dell'Unione Ciclistica Internazionale. Sono molto molto contento, secondo me quel sorriso era anche per quello, il sorriso col quale Danilo Di Luca ha tagliato il traguardo. Niente da fare, è il più forte, c'ha un'esplosività incredibile, un Di Luca che è stato supportato magnificamente dalla squadra, lo ha detto anche lui, se non ci fosse stata la Liquigas oggi Foyt avrebbe vinto questa Freccia Vallone. E niente, adesso siamo accanto a voi, Tao, sì. Vai pure Alessandro. Sì, perché merita, insomma, questo ragazzo è stato, abbiamo visto, quasi 140 km di fuga, lo c'è Fianni Chapelle, sa un chilometro, c'è stava ieri, e già pensé di gagner aujourd'hui, che gli ha pensé di gagner sa 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 lui, e già pensé che tu pouvais arriver sulla sola. Questo è il mondo, je fais confiance à moi-même. Come si è svolta sull'ultima sessione? Ma abbiamo preso tutti i favoriti davanti, Orebellina. Il peloton, e certainement, je croyais ça peut aller, mais bon. Derrière, c'est trop d'équipes qui sont bien davanti, poi a 200 metri sono partito. L'Amstel Gold Race, oggi la Freccia, domenica a Liegi. Quando avevo un minuto e 50 dal gruppo, certo che però ci sono delle equipe che non era possibile batterle, perché in realtà lui era solo e l'abbiamo visto. Credo che ci diano Danilo Di Luca. Sei sempre in onda, vai tranquilla Alessandra. Allora Danilo, questa maglia bianca, hai detto voglio metterla e ci voglio correre il Giro d'Italia, e così è stato. Per adesso sì, manca domenica la Liegi, speriamo di tenerla anche dopo la Liegi e poi sarà fatta. Complimenti di Kim Kirschen per Danilo Di Luca. Tanto da notare, da rilevare ancora l'ottimo piazzamento di Manuele Mori, dovrebbe essere arrivato intorno alla decima posizione. Mori che si era già classificato decimo al Milano Sanremo, ventesimo all'Amstel Gold Race, ed anche oggi una bellissima prova per lui. Corridore empolese che risiede a Ponte Aegola, quindi corridore toscano, classe 1980, viene da una famiglia di ciclisti. Primo Mori, papà, vincitore anche di una tappa al Tour, Massimiliano che corre attualmente nella Naturino, e lui che da nella quest'anno... Sonier Duval, la squadra di Pietro Algeri, team manager. È arrivato anche Ivan Basso a metà gruppo, è arrivato anche Paolo Bettini intorno alla trentesima posizione. Facciamo commentare a Di Luca il suo arrivo, Danilo. Sì, sono partito ai 200 metri in testa e diciamo che ho vinto bene. Hai vinto bene, ma tu lo sentivi già da stamattina quando sei partito, hai detto sono tranquillo, ho la gamba, mi sento bene. Sì, sapevo di stare bene, ero molto tranquillo, purtroppo la Liquigas ha dovuto tirare molto, perché comunque non ci stava bene che la fuga arrivasse all'arrivo, poi come sarebbe andata, come andava, però l'importante era arrivare sotto il muro di tutti assieme. Senti, la vittoria all'Amstel ti ha dato un senso grande di tranquillità e di gioia, chiaramente, hai detto io la Freccia se viene non la cerco, forse psicologicamente ti ha aiutato questo, o è stata una tattica? No, io penso che mi abbia aiutato, sto correndo con molta tranquillità già dai Paesi Baschi, infatti l'Amstel l'ho corso anche quella molto tranquilla, meglio di così, dai. Mi raccomando, bisogna mantenere questa tranquillità, domenica c'è la tua corsa, ti ho detto la Liegi non è bella, è la più bella per me. Sì, domenica è la corsa più bella che c'è. Alessandra, chi teme di più Danilo per domenica prossima, alla luce anche di quanto si è visto oggi? Ma io posso dirti intanto che Damiano Cunego teme moltissimo Danilo Di Luca. Danilo, chi temi tra gli avversari per domenica, prima di mandarti sul podio, velocissimamente? Ma tutti quelli di oggi, tutti quelli che eravamo davanti all'ultimo muro, c'era Rebellin, c'era Cunego, c'era Vinocuro, c'era Kirchner, tutti questi qua, siamo 7-8. E Bettini?
lo stanno portando via per la premiazione, glielo chiederemo dopo, avremo il tempo di chiedergli di Bettini. Devo dire che nell'intervista che abbiamo realizzato e che è andata in onda proprio all'indomani della vittoria dell'Amstel, Danilo ci ha detto: quello che temo di più forse è Rebellin, perché il quarto posto, e poi ho pedalato accanto a lui, ho visto la pedalata di Rebellin, secondo me non bisogna sottovalutarlo. Si sono invertite le condizioni di forma dell'anno scorso. Rebellin nel 2004 aveva una marcia in più nei confronti di Luca, lo ha dimostrato l'Amstel, lo ha dimostrato la Freccia, quest'anno è l'esatto opposto, sei d'accordo Davide? Ah, i risultati dicono questo, l'anno scorso era più esplosivo Davide Rebellin, quest'anno non è riuscito a trovare quella condizione splendida che lo scorso anno gli permise di vincere tre corse nel giro di 8 giorni, quest'anno tanti piazzamenti, secondi, terzi, però domenica una corsa diversa, una corsa che si corre sulla distanza di 260 km e quindi potrebbe cambiare qualcosa, anche se Di Luca sarà sempre l'uomo da battere. Alessandra, a te. Scusate se qualche volta intervengo, siamo accanto a Davide Rebellin, però ci sono i colleghi dell'RTBF che sono in diretta, per gentilezza li lasciamo lavorare, poi interveniamo noi con Davide. Perfetto, abbiamo ancora più di 5 minuti a disposizione, seguiremo la cerimonia protocollare mentre vediamo Rebellin, anche se non lo sentiamo. Sta parlando in francese, sì, si sente qualcosa. Amo il caldo. Sì, ha parlato del tempo. Sì. Comunque volevo ribadire il concetto che ha espresso Di Luca. Di Luca ha detto: sono tranquillo, la serenità probabilmente, la testa è quello che aiuta di più in queste corse. E le vittorie... Non soltanto la vittoria, perché lui già quando è arrivato all'Amstel aveva probabilmente la sensazione positiva che arrivava dai Paesi Baschi, e quindi l'ha affrontata in maniera diversa. Ma sono le vittorie che ti danno questa tranquillità. Paesi Baschi ha vinto, poi ha vinto l'Amstel, e a questo punto per lui diventa molto più semplice. Siamo con Rebellin. Allora Davide, si parlava di tranquillità, Di Luca ha vinto e ha detto: sono molto tranquillo, sono molto sereno. Tu l'anno scorso hai fatto un colpo, possiamo dirlo, le tre vittorie scorso anno, come la stai vivendo questa campagna del nord nel 2005? Ma personalmente sto bene, certo c'è un Di Luca che va fortissimo, però sto bene anch'io, l'unico problema è il tempo, che non ci siano queste giornate. L'anno scorso abbiamo trovato 3 giornate di sole e di caldo, io soffro un po' il freddo e la pioggia, però sono comunque contento e speriamo in domenica di ripetersi a Liegi. Ecco, a proposito di domenica, Danilo Di Luca ti mette tra gli avversari più temibili, perché ha detto: ho pedalato con lui, il quarto posto all'Amstel l'ho visto pedalare, e Rebellin è sempre Rebellin, non va sottovalutato. Ah, certamente, lui ha la possibilità ovviamente di fare il triste che ha fatto io l'anno scorso, però anch'io sto molto bene, la Liegi ci tengo perché è la corsa che amo più di tutte, quindi voglio fare una bella corsa, voglio cercare di ripetermi. Il fascino di questa corsa, c'è una selezione naturale che si fa sulla lunghezza alla Liegi? Sì, è questo il fascino di questa corsa, è una corsa in cui devi star bene, devi avere un'ottima condizione per vincere, e poi nella finale si vedono sicuramente i migliori, quindi per questo che è una corsa così affascinante. Grazie, in bocca al lupo a Davide Rebellin, seguiamo la previsione. Dimmi. Chiedi se viene al Giro d'Italia. Non gli dico, che me l'avevi già detto Davide, tu non verrai al Giro d'Italia, vero? Decido dopo Liegi, per ora in più no, però vediamo dopo Liegi. Un po' di scaramanzia, se dovesse andare bene la Liegi? Vedremo, non si vuole sbilanciare. Grazie a Davide Rebellin. Siamo accanto a Kim Kirchner, se abbiamo un attimo ancora di tempo. Prego. Kim, eccoci qua. Allora, questo Danilo Di Luca è fortissimo in questo momento. Sì, ma è troppo forte già. Già l'Amster è imbattibile, poi comunque oggi sono contento di aver fatto secondo comunque. Grazie, anche lui viene chiamato sul palco per la premiazione, lo ricordiamo, questa è una corsa organizzata dalla SEO, la società del Tour de France, abbiamo Jean-Marie Leblanc qui dietro il podio e quindi il protocollo è molto molto rigido. Ma Kirchner ha fatto una grande corsa oggi. Ha fatto una grande corsa, sì, perché si poteva aspettare un tentativo
da lontano, comunque sull'ultima salitella, secondo prima del muro di Wi. Secondo me non ha tentato perché ha visto che c'erano ancora tanti corridori e quindi era difficile sganciarsi, e quindi si è giocato tutto sul tratto finale. Ha fatto una bellissima corsa perché ha lottato fino ai 30 metri, 30-40 metri all'arrivo con Danilo Di Luca. Tornando a domenica prossima, parlando della Liegi, possiamo dire che rispetto all'anno scorso è un po' più impegnativa. Perché? Perché sono tornati al vecchio percorso con Stoccaud e Haute-Levée fatto in sequenza. Negli ultimi anni non veniva affrontata quest'ultima salita, l'Haute-Levée, e quindi secondo me la Liegi sarà ancora più difficile. Poi sarà determinante anche il tempo, perché è una corsa lunghissima, molto molto impegnativa, ma gli attori saranno questi. Questi con la possibile aggiunta di Paolo Bettini, che ha già vinto due volte la Douayen. Bettini che oggi, quando ancora non eravamo collegati, ha tentato uno scatto, una sorta di prova generale sul muro di Wi, e sembrava stesse pedalando con grande facilità. Rispetto all'Amstel oggi è andato decisamente meglio, e quindi sì, sono convinto che anche lui sarà un protagonista. Come protagonista sarà sempre Michael Bogert, che oggi non ha preso il via a questa freccia vallone, ma come al solito sarà lì a lottare per un piazzamento. Per la 16ª volta in 69 edizioni, primo un italiano. Nel 2000 Francesco Casagrande, nel 99 Bartoli, nel 2004 Rebellin, oggi l'abruzzese di Spoltore, Danilo Di Luca. Per Kim Kirschen un podio storico per il suo paese, mai un lussemburghese era riuscito a vincere la freccia, nemmeno Charlie Gaul, un secondo posto per Kirschen. Danilo, perché lo portano via l'RTBF. Molto importante, vai pure Alessandra. Sì, sì. I complimenti di Jean-Marie Leblanc, più che altro gli ha detto: se tu accetti di darmi la mano, io ti do la mano. E Danilo Di Luca, Danilo, come commenti questa stretta di mano di Jean-Marie Leblanc? C'è la maglia del produttore. Devi commentarla. Gli ho dato la mano perché è normale, no? Non è... Ormai, quello che è accaduto al tour io lo ricordo, ma adesso penso a queste vittorie che sono molto più importanti. Danilo, adesso ti portano via, che cosa ti porti via di questa giornata a parte la vittoria? La maglia del Pro Tour. Grazie a Danilo Di Luca, è stato un momento particolare perché lo ricordiamo l'anno scorso, l'esclusione dal Tour per Danilo Di Luca, e Jean-Marie Leblanc lo ha atteso per dargli la mano e ha detto: se tu accetti di darmi la mano, diamoci la mano, e Danilo Di Luca ha dato molto sportivamente la mano a Jean-Marie Leblanc. La causa però va avanti, richiesta d'anni, a mio modo di vedere, sacrosanta. Sì, perché l'anno scorso Di Luca non è stato accettato, non c'era niente nei suoi confronti, solamente delle parole, c'erano solamente chiamato fatti. In causa da altri, esatto. Senza prove. E quindi penso che sia una bella rivincita per lui. La vediamo questa maglia del Pro Tour, maglia bianca, non è che abbiano lavorato molto di fantasia. Con il simbolo dell'Unione Ciclistica Internazionale. Con questa divisa, Danilo Di Luca domenica prossima gareggerà nella Liegi-Bastogne-Liegi. Un'altra classica che si addice, che la storia vuole interpretata al meglio dai nostri, dagli azzurri. Argentin, prima Contini, Argentin che è riuscito a vincerla quattro volte, poi Bartoli, poi Bettini. Rebellin. Poi Rebellin, e anche quest'anno siamo noi gli uomini da battere. Gli highlights, ovvero le fasi salienti della freccia vallone, con Jens Voigt in fuga dal chilometro 50, al 150esimo chilometro lascia la compagnia di Peters, rimane da solo, riesce a controllare il gruppo a lungo. Per lui un vantaggio oscillante tra il minuto e mezzo e i due minuti. Il tentativo di Kashiekskin sulla Côte d'Ahen e il crollo di Jens Voigt a 10 km dal traguardo. Poi un primo gruppo che ha ripreso Voigt, e qui siamo già nel tratto finale. Un gruppo di 50-60 corridori, poi l'attacco, il primo sulla destra del campione lussemburghese. C'è anche Cadel Evans, corridore della Lotto, della Dam da Vitamon, lì davanti, c'è Valverde, ma vedete, è Kirschen
ma appena se ne accorge Di Luca, reagisce e contrattacca. Ai 150 metri Kirschen, Di Luca ha innestato il rapporto potente. Bisogna avere le gambe per spingerlo e lui in questo periodo di gambe ne ha a sufficienza per poi sopravanzare tutti gli altri. Quarto, Echebarria. David Echebarria. Poi abbiamo visto Valverde. Un po' più indietro Damiano Cunego, che non è riuscito a trovare la posizione buona nell'approccio del muro ed è stato anche stretto contro le transenne. Sì, a 200-300 metri dall'arrivo c'è stato questo sbandamento. È tutto, gentili telespettatori, titoli di coda per questa trasmissione che vi abbiamo proposto in diretta. Appuntamento sempre qui dal Belgio, dalle Ardenne, domenica prossima sulla terza rete Rai, ore 15:30, la Liegi-Bastogne-Liegi. Ancora oggi Danilo Di Luca davanti a tutti. Grazie per l'attenzione e buona serata.